Che grandissimo spreco! Posso definire così questa giornata al Mugello, Anzella a queste tre belve. Le premesse purtroppo erano chiare, si prospettava pioggia e c'è stata. Quindi ci ha accompagnato per tutta la giornata durante questo test in pista della S1000RR, la M1000R e la M1000RR, tutte e tre equipaggiate con gomme rain. Insomma, abbiamo potuto assaggiare qualcosa, ma non tutto il potenziale di queste moto. Infatti sono curioso magari di averle a disposizione in qualche altra circostanza per provarle meglio. Però qualche sensazione ve la posso raccontare riguardo quello che oggi ho vissuto in sella. Partiamo dalla Naked, che tra l'altro è stata proprio la prima moto su cui sono entrato in pista stamattina. Primo turno, pista bagnatissima, pioggerellina. Tra l'altro Roccoli, Massimo Roccoli, che ci ha fatto un po' un briefing prima di entrare in pista, ci ha spiegato che avendo girato delle auto qui qualche giorno fa, c'era il residuo della gomma lasciata dalle auto che, misto alla pioggia, ha creato una sorta di patina scivolosissima. Quindi girare in sicurezza oggi era davvero difficile. Entrare in pista su una Super Naked da oltre 200 cavalli come questa e prendere confidenza, dare subito gas, non era per nulla facile. Per fortuna gli apripista, ovvero Lorenzo Lanzi, Massimo Roccoli e William De Angelis, ci hanno seguito, insomma ci hanno fatto vedere le linee da seguire, tenendoci lontani dai cordoli, stando un po' a centro pista per evitare gli scherzi dovuti a questa mancanza di grip data dalla poltiglia che si è creata a bordo pista. E questo ci ha permesso di apprezzare sempre più il lavoro dell'elettronica di questa moto. Nella versione 2023 siamo arrivati a delle vette di eccellenza incredibili. L'intervento dell'elettronica si può regolare nel dettaglio per ogni singola mappatura. È abbastanza facile accedere al menu, si può regolare il DTC quando sei in sella, quindi decidere di avere un anti-sliding più invasivo o meno invasivo a seconda delle condizioni. E la sorpresa arriva quando inizi ad avere fiducia nelle caratteristiche della moto, inizi ad aprire il gas prima, prendi abbastanza fiducia da entrare più forte in curva e il comportamento di questa Naked davvero riesce a stupirti. I gomiti più larghi, una posizione da elbow, un po' la Ben Spiss, non so se vi ricordate, il mitico pilota americano, ti accompagna in un concerto, no, di sensazioni. Hai paura da una parte perché senti poco feeling, poca confidenza con il grip dell'asfalto, ma dall'altra parte senti che in ogni uscita di curva l'elettronica dell'M1000R ti dà una sorta di rete di sicurezza a cui aggrapparti. L'ABS funziona perfettamente, il rettilineo, la bordata di cavalli da cui sei investito letteralmente va di pari passo alla potenza dell'aria che ti colpisce in pieno volto sulle spalle, ti devi accucciare il rettilineo. Ma l'aerodinamica in quel caso, in quel preciso frangente, ti aiuta moltissimo, perché la moto si accuccia sull'anteriore quando sei a full gas sul rettilineo e questo ti regala una sensazione di sicurezza nonostante le condizioni in cui oggi abbiamo sperimentato queste sensazioni. I cambi di direzione sono estremamente fluidi, è molto molto svelta in inserimento curva, è una Naked che secondo me ha un potenziale elevatissimo tra i cordoli, ma che sa essere probabilmente molto amichevole anche su strada con il settaggio dell'elettronica giusto. Pensare di fare quello che abbiamo fatto oggi in pista con una Naked sportiva come questa qualche anno fa sarebbe stato impossibile. Invece il progresso tecnologico messo in piedi da BMW ti consente di avere a disposizione una potenza incredibile, una cilindrica sveltissima, ma gestirla. Quindi è questo il grande pregio dello sviluppo di questa moto. Lo step successivo è la S1000RR 2023. Questa secondo me resta la sportiva stradale più divertente da utilizzare su pista e strada. Non si può certo definire morbida perché parliamo comunque di una superbike replica, però il comportamento che ti restituisce in pista questa moto è talmente lineare, talmente facile da interpretare, l'ho definita burrosa perché è una moto morbida. È vero anche che oggi i tecnici di Pistard che ci hanno aiutato durante la giornata a tre cordoli hanno settato le sospensioni sul morbido proprio per aiutarci a interpretare le condizioni dell'asfalto così viscide. Però la sensazione di feeling generale che ti dà una sportiva del genere in pista, col bagnato, con le rain, pur filtrata da tutti questi fattori esterni, ti consente di sorridere nel casco quando sei lì a spremerla. Anche qui il carico garantito dalle ali in pieno rettilineo lo avverti distintamente. Sei full gas in pieno rettilineo in carena, sei perfettamente coperto, quindi non ti dà fastidio quest'area che ti investe a oltre 300 all'ora, possiamo dirlo. Come per la Naked, sarei davvero curioso di provarla su strada con l'asciutto. Certo, sarebbe stato fantastico poterla sperimentare oggi su un tracciato bello come il Mugello con l'asciutto, però dovrò rimandare questa esperienza. Intanto posso dirvi che secondo me i passi in avanti fatti da BMW rispetto alla versione precedente sono tangibili per quanto riguarda l'aerodinamica, per quanto riguarda la velocità
della ciclistica che, come sulla naked, è impressionante, pur restituendoti condizioni, sensazioni di stabilità, quindi veloce ma non eccessiva, non troppo aggressiva. Lo ribadisco, secondo me questa, tra tutte le superbike replica presenti sul mercato, è quella più amichevole. Tra l'altro ci tengo a sottolineare un aspetto: queste moto sono pensate per essere velocissime in pista ma facili su strada. Renderle difficili, ovvero rigidirle, lavorare sull'elettronica, è un tipo di discorso. Fare il contrario, ovvero partire da una moto che magari ha un limite molto elevato ma è difficile da interpretare e semplificarla, è un discorso totalmente diverso. Quindi secondo me queste moto sono adatte a una schiera di potenziali piloti, motociclisti, appassionati molto più ampia rispetto ad altre supersportive stradali che sono forse adesso eccessive da questo punto di vista. E infine c'è lei, la M1000RR. Qui siamo nella zona del paradiso motociclistico. Parliamo di carbonio, parliamo di aerodinamica esasperata, parliamo di una strumentazione dal sapore racing. Basta guardarla, ragazzi. Secondo me questa è la massima espressione di ciò che significa sport per BMW. In pista oggi non l'abbiamo potuta spremere per quello che è il suo potenziale, elevatissimo ovviamente, però una cosa posso dirvela: questo peso, questo carico garantito dall'aerodinamica dell'M1000RR si avverte nitidamente quando sei in rettilineo. Quando spalanchi il gas, la moto si accuccia sull'anteriore e questo ti permette, in una giornata come quella di oggi, quindi con la pioggia, col vento, con l'asfalto che ha poco grip, di stare a gas spalancato, pur dovendo gestire oltre 210 cavalli. Potrà sembrare una sciocchezza, ma questa cosa secondo me ti trasmette il senso di sicurezza che è in grado di garantirti questa moto, che probabilmente può essere apprezzata ancora maggiormente quando, in una giornata asciutta, con il sole che splende sul tracciato, vuoi esplorare quelli che sono i tuoi limiti. I suoi limiti sono altissimi, quindi di certo raggiungerli, anche solo sfiorarli, è un'impresa per pochi. E insomma ci è andata male, diciamolo, adesso possiamo dirlo apertamente. Andrea Silva di BMW Italia ci ha invitato in maniera davvero entusiasta, ha chiamato, ha detto: Marco, dai, ti faccio provare la gamma Hypersport a Mugello col sole. Una parte della promessa è stata mantenuta, un'altra parte no. Il sole devi organizzarti un po' per i poteri divini, perché il fatto è che volevamo farti provare un'esperienza nuova, quindi una guida su bagnato, su una pista bella tosta con gomme Rain, e toccare con mano uno delle caratteristiche di queste moto, che oltre alle prestazioni è la facilità di guida. Effettivamente ci siamo riusciti alla grande, devo dire. Allora Andrea, questo posso dirlo, perché adesso, insomma, il fatto che sono qui tutto intero a raccontare con te queste moto significa che qualcosa ha funzionato, no? Siamo rimasti abbastanza soddisfatti, siamo tutti rimasti in piedi, ci siamo divertiti. Cioè Andrea, queste alla fine sono moto che, pur mantenendo il DNA sportivo di BMW espresso nel modo più elevato possibile, restano moto utilizzabili e che sono in grado di strapparti un sorriso nel casco anche in una giornata come questa, no? Con pioggia, vento, asfalto sporco. Secondo te qual è il segreto, no, di BMW da questo punto di vista? Beh, ci sono stati tre elementi. Partiamo da quello più semplice: innanzitutto avere le scarpe giuste. Abbiamo fatto questa presentazione insieme a Messler, che è pronto ogni eventualità, ci ha portato anche i pneumatici Rain, che è stato inevitabile calzare sulle motociclette, quindi questa notte abbiamo dato ai tecnici un po' di lavoro extra da fare per essere pronti la mattina. E poi abbiamo un telaio, una ciclistica sana, cioè pensata per lavorare bene, non mettere in difficoltà il pilota, anzi essere al servizio del pilota stesso, e un'elettronica molto raffinata che permette dei settaggi di dettaglio di tutte le singoli elementi che compongono il pacchetto elettronico. E con i Riding Mode Pro è possibile memorizzare fino a 3 mappe personalizzate, che in questa occasione sono state utilizzate per configurare la taratura, il funzionamento della moto anche per condizioni difficili come queste. Quindi direi che questi tre elementi insieme hanno permesso di portare a casa, diciamo, con successo l'evento che abbiamo organizzato. Devo dire che tra le tre, ognuna, pur essendo tutto sommato simili, no, da un certo punto di vista, avendo una base tecnica vicina, riescono ad esprimere un carattere unico. Cioè ognuna di queste moto mi ha colpito per un motivo. La Super Naked mi è piaciuto perché mi ha dato tanta confidenza, questa posizione in sella un po' cambiata, la viene chiamata elbow up, ti porta ad essere aggressivo e a guidarla molto, un po' come Base Piss, un po' più caricato in avanti, insomma è una vera super sportiva che sono sicuro andrà fortissimo su strada, ma ti può far venire, insomma, il languorino di usarla anche in pista e spingere alla grande. La S1000 RR secondo me è un passo in avanti
nell'ottica della semplicità di guida, perché credo che sia tra le super sportive presenti sul mercato quella che ti permette di divertirti, andare forte e anche magari utilizzarla su strada senza pentirti. La M1000 RR, e qui siamo di fronte al gioiello della corona, e mi ha colpito l'efficacia aerodinamica, perché è davvero impressionante quanto incida, no? Su questa moto, perché senti che la moto è lì, si acquatta proprio in rettilineo sotto il carico delle ali, ti crea un guscio attorno, quindi non senti niente e devi solo guardare la strumentazione per capire che sta andando forte, perché altrimenti ti sembra di stare in poltrona. La ricerca aerodinamica, soprattutto, cioè di tutte le moto, ma in particolare sull'M1000RR, è volta esattamente a ottenere quel risultato che hai descritto, che hai sentito durante la guida, in particolare anche sugli scollinamenti, tiene giù l'avantreno e aiuta tanto a, uno, evitare che intervenga l'elettronica, due, a mantenere stabile la moto. E poi, cosa non da sottovalutare, i corretti flussi d'aria attorno al pilota, evita turbolenze, evita situazioni che possono magari affaticarlo, distrarlo dalla guida in pista e lasciarlo concentrato sulla guida su strada. Quindi l'M1000RR è sicuramente l'interpretazione più estrema della nostra offerta Superbike, in linea con la lettera M, il brand che contraddistingue le quattro e oggi anche le due ruote del mondo BMW. La S1000RR è una super sportiva eccezionale, perché associa una ancora più accentuata facilità di guida, delle caratteristiche che sì, possono essere usate tranquillamente anche su strada. Infatti questa moto si è equipaggiata con le sospensioni elettroniche, davvero permette di essere a posto in ogni situazione. Sospensioni elettroniche, poi lo ricordiamo, che a seconda dei ride, in modo dei settaggi, possono essere personalizzate e cucite su misura. La nostra nuova interpretazione delle moto estreme naked è la M1000R, che sfoggia lo stesso motore della nuova S1000RR, quindi un motore che si accredita di 210 cavalli. E sono pochi per un naked, potete fare qualcosa in più. Esatto, esatto. E vuole avere questa potenza dirompente, questa interpretazione, questa provocazione quasi assurda, perché stiamo parlando di 210 cavalli su una moto nuda da strada, perché come tutte le altre è immatricolata. Tra l'altro è anche rapportato un pelino più corto dell'S1000RR, quindi tutta, si sente in accelerazione. Tutta la grinta e la prepotenza del motore viene fuori. Tra l'altro, cosa da sottolineare, pur essendo più corta di rapporto e avendo la stessa potenza, l'aerodinamica lavora bene, perché sullo scollino del Mugello, quando entri in rettino a gas spalancato, la moto tende a sollevarsi, ma poi l'aerodinamica fa il suo lavoro e la rimette giù. Quindi aerodinamica e elettronica assieme fa un lavoro fantastico. Quindi è vero che siete folli nel dare 210 cavalli su una moto del genere, però poi avete lavorato di fino per farli utilizzare. Diciamo 210 cavalli, ma con criterio. Sì, sì, dai. Dai, grazie Andrea. Allora mi raccomando, strappo la promessa di avere a disposizione una, due, tutte e tre le moto quando sarà possibile sull'asciutto, perché ti dico che oggi è davvero stata per me un antipasto di tutto quello che possono offrire. Quindi sono curioso di provarle, magari una bella giornata in pista, di portarle su strada, sulla mia strada preferita, perché sono sicuro che queste moto possano regalare tantissimo anche in quella condizione lì. Quindi voglio provarla, mi raccomando, eh? Assolutamente. Grazie. Ciao. Insomma, ragazzi, mi sarebbe piaciuto vivere una giornata al Mugello diversa da quella che ho potuto vivere oggi. Ho cercato di raccontarvi almeno le sensazioni che queste tre moto mi hanno saputo regalare. Ero molto spaventato quando sono arrivato qui, perché il Mugello non è una pista, diciamo, facilissima, una pista a cui devi dare del lei in condizioni splendide. Immaginatevi cosa succede quando piove, c'è un asfalto sporco, dei prati, delle belve come quelle che sono qui dietro di me. Ma alla fine, tutto sommato, abbiamo portato la pellaccia a casa intera, ci siamo divertiti tutti quanti, le moto ci hanno regalato delle emozioni, e interpreto un po' questa giornata come un antipasto di quello che arriverà dopo, quando sarà possibile poi provarle su strada o in pista con il sole che splende, magari delle belle gomme sportive, e pensare solo a dargli del gran gas. Insomma, ragazzi, si conclude questa giornata al Mugello, un po' di amaro in bocca, perché davvero avrei voluto provare queste belve con l'asciutto, col sole, però niente, anche oggi il 55 al Mugello non è stato possibile. Forse abbiamo fatto 3,55, dopo devo controllare. Comunque è stata una bellissima esperienza. Mi raccomando, restate sintonizzati su GP1 per il prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Anche perché presto le provo sull'asciutto e lì dobbiamo vedere un po' come vanno. 55 nell'obiettivo. Ciao!